Presidente, è una giornata importante per dire basta alle aggressioni sul personale sanitario. Quali sono le iniziative che voi avete messo in campo? Allora, grazie ad una ricerca del dottor Pucciarelli, collega e ricercatore, abbiamo individuato che l'89% delle professioni sanitarie, quindi di operatori della salute, medici, infermieri e altri soggetti che comunque contribuiscono a garantire il diritto alla salute dei cittadini, sono aggrediti con violenza fisica, verbale e psicologica. Questo è, diciamo così, un'iniziativa di cercare di dire no e dire basta alla violenza. Abbiamo lanciato un hashtag, rispetta chi ti aiuta. Il nostro hashtag è diventato da subito virale e sta cercando di sensibilizzare la cittadinanza affinché questi atti di violenza non avvengano. Quali sono le richieste che voi rivolgete alle istituzioni per difendere e proteggere al meglio gli operatori? Allora, chiaramente maggior sicurezza, questa è abbastanza scontata, un maggior controllo, soprattutto un'informazione che non sia aggressiva nei confronti dei cittadini, cercando di rassicurarli che davanti a sé hanno dei professionisti, delle persone competenti in quello che riescono poi a garantire il diritto alla salute. Ad Arezzo una mobilitazione generale, ci spiega che cosa succede? Ad Arezzo abbiamo organizzato un convegno con la presenza anche di Massimo Picozzi, dottor psichiatra a livello nazionale, per garantire, diciamo così, delle tecniche o comunque istruire i colleghi sulle tecniche di inattivare l'aggressore. È importantissimo riuscire a far comprendere che il problema non sono gli operatori e che riescono in qualche modo a gestire nel minor tempo possibile la situazione di emergenza o concitata di difficoltà del paziente. I testimonial presenti in questa campagna hanno accettato diversi testimonial, tra cui calciatori, alcuni attori dello spettacolo. Ci sono per esempio Ciccio Graziani, campione della nazionale di calcio, abbiamo Pupo, abbiamo altri personaggi come i giocatori del Sassuolo che hanno garantito la loro presenza, la loro lancio di questo hashtag, e un ultimo anche Rich Forrester. Di Beautiful, che ha condiviso con noi questo hashtag per lanciare un messaggio deciso e forte a tutti i cittadini italiani.